exclusive. DJ, think of opinion. Never find it anywhere else but me, nigga. Why? Why? Say if I was your MIC, who you think you can treat me properly instead of dropping me and abusing me? Sometimes I wish y'all would stop losing me. Say if I was your MIC, who you think you can treat me properly instead of dropping me and abusing me? Sometimes I wish y'all would stop losing me. What's going on? Hundreds of people stay in my direction. There are a few others who I resemble in my section. House lights dimmed and I am placed under the spotlight. The others disappeared like the names of Bill Cartwright. Amongst chatter, I hear footsteps headed toward me. Oh my God, there is a whack MC headed for me. To the wire, I'm connected, unable to exit. Escape's impossible. Oh no, he's got me in a chokehold. Please make him put me back. Why me black? I scream frantically, causing feedback. Probably at the ruckus when him and his crew touches. Penna dalla fondina, sparo su sto beat mentre fumo una cima. Sto sprecando il tempo a cioccolare in giro. C'ho il ghiaccio nella bocca e non respiro. Trasmetto merda e miro da cecchino. Se canto da ubriaco mi ferisco e schivo. Ho detto cazzo dici mica fai il rap. Quella è vecchia cosa come Chico Sneff. La mia roba la rimpiango perché è tutto un blef. Nascondo il bilancino, mi è venuto un flash contro di me, proprio non c'è. Ok ragazzi, siete stati bravi, grandi, davvero. Cosa fanno i vostri pezzi? Cos'è la vostra rabbia che vi muove? Ma alla fine si può vedere in diversi modi. Almeno io la vedo come una cosa. Essendo il Bruce MC che il meglio è sempre qui. Io la vedo come una cosa che alla fine deve spaccare. Perché alla fine se fai rap per fare politica o per fare altre cose, non è rap, non serve un cazzo. Okay, vi alla fine io scrivo solamente perché c'è un sacco di paranoia. Non facciamo un cazzo, i testi non parlano di un cazzo alla fine, perché parlano di noi e di quello che facciamo. Cioè i biberini beviamo e basta. Date un bel pezzo. Volevo presentarvi il mio DJ Jerry Penny. Tu che fai girare i piatti? Ok DJ, allora tutti quanti insieme guidate il vostro gruppo. Guidate. Allora c'è del colle, il K-Click c'è del colle, Dori, Atet, Luzzoro. E su cazzo. Grazie. Non si può in questa edizione. Qui il big up a click, il mail è qui, il core MC è sempre qui. Cosmo, quei villani, chef è Cosmo, quei tipiani, chef è Cosmo, lo ami, chef è Cosmo, e se fai danni sempre fuori dai binari, stilisticamente sempre metta chi ci sente, giorno dopo giorno ci cogliamo il mercatorio, morendo dall'incollo sulla prodotta, anni di viaggio verso l'ingaggio, anni che faccio per sto viaggio, ho l'invece perché temi contagio, torniamo stronchi a rischio di infragio, tutti dietro come l'ultimo pezzo, non sono messo perché lascio di pezzo, compare da cito compare, pazzi scompare per fumare scompare, ciò che meglio mi fa stare, mi sono troppo male, come si può rimediare, supporto il calore che porto la stella, gli amici. Cosa parla di vostro hip hop incazzato e veloce? Hardcore. Incazzato e veloce non è altro che uno sfogo. Perché fondamentalmente abbiamo fatto poche tracce impegnate nel CD. La maggior parte delle tracce non è che parlano comunque di cazzeggio, scusate il termine, ma è comunque noi utilizziamo la musica per sfogarci. Quindi automaticamente i problemi già ne abbiamo tanti nella vita. Abbiamo bisogno di utilizzare la musica come metodo comunque di sfogo, di divertimento, per stare bene e per stare bene gli altri. E di far divertire anche, perché alla fine già di, come ha detto lui, già di problemi ce ne sono tanti. Ora ci mettiamo allora, a fare sul palco. Penso che alla fine non sarebbe una cosa molto positiva per il mondo che viviamo ora, perché più andiamo avanti e più stiamo inguaiati. Quindi
Penso che far divertire il prossimo e divertirsi mentre guardando l'altro che si diverte è una cosa allucinante. Noi facciamo questo, alla fine dell'hip hop pesante, del pop commerciale, o se l'hip hop non ce ne frega un cazzo. Che sia musica. Alla fine noi facciamo musica, comunque il nostro CD è in tutti i negozi di dischi. Sì, dal nord al sud, cioè comprate www.myspace.com/chefecosmo2c. Il CD è uscito con Sci-Fan distribuzione Serve in tutti i negozi di dischi. Quindi bon diga passi forti, nel buio cadi se ci ciappi. E se non hai la forza non riuscirai mai a uscirci. La soluzione adesso ad ogni mio quesito, cerco senza scrivo la fine, il mio destino è infimo. Guiderò i fili persi verso il mio cammino. Nasconderò i miei desideri a pugni stretti di una mano. Rinasco, riesco, riguardo in faccia ogni peccato. Scavo la fossa al mio passato, brucio a capo. Conterò ogni mio passo, ricomincio da zero. Anche se non ho mai smesso, non sono degna di questa esistenza, ma sono me stessa, anche se non sono abbastanza. Caccia aperta per ogni stronzo che mi ostacola per sopravvivere a sta vita qui. Nessuna regola è la rinascita che c'è dopo la morte. Vediamo se hai coraggio di riaprire nuove porte. Andremo un po' dove ci condurrà la sorte. Più sopravvive e sfida, solo chi è più forte. Su, vediamo se hai coraggio di riaprire nuove porte. Andremo un po' dove ci condurrà la sorte. Più sopravvive e sfida, solo chi è più forte. Allora c'è andate il masterpiece stasera, sì o no? Voglio vedere il pubblico un po' più sotto il palco, che sono qui. Fa freddo, c'è l'umidità. Madonna santa. Vai, la 5. Questo è un pezzo che ho fatto produzioni scarpe con il disposto. Con 05 nel code. New entry, un ragazzo di grande talento. Ti nascondo molto, io non più lo suspendo. Ora mi guardo dall'alto e se mi fermi ti sfondo. Affogo ma nuoto, io cado ma volo. Mi scotto ma ardo e se io vivo io lotto. E per cambiare i limiti, e per condizionare, riprovare per i limiti, limiti e limiti, e per cambiare i limiti. Tutti, allora, tutti, cosa Milano, onestamente, cioè io cerco di comunicare e esprimere qualcosa che venga direttamente dalla mia analista. Cioè alla fine cerco di mandare un messaggio. Non ho portato pezzi che sono sul livello sociale perché vanno basicamente, vabbè, comunque per la giuria ho evitato di farlo. Però onestamente spero che il mio messaggio, quello che dico, arrivi a qualcuno. Cioè che le parole arrivino e qualcuno si rispecchia il Covid almeno un po', cioè di far provare quello che provo io attraverso le parole e farlo provare alla gente che lo ascolta. Perfetto, tu ti chiami? Patrizia Bizzarro. Dei? Sono Baby Slag, basta. Ok. Sonista. Yesa. Cosa ha spinto a te per fare questa iniziativa? In verità, dopo il successo del primo maggio con un gruppo che ha partecipato alla Carmessa del primo maggio, abbiamo deciso di organizzare questa, che è una festa che comunque noi siamo messi pienamente a disposizione per fare, ma non è una festa organizzata da noi. Cioè noi chiaramente abbiamo contribuito più che altro per la logistica, proprio nel senso stretto della festa, quindi service, tutto quello che serviva poi ai writer e anche, diciamo, a tutti perché la festa riuscisse. E in particolare l'amore per la musica comunque ci ha spinto a, diciamo, intraprendere questa via, che speriamo che quest'estate continui con altri eventi a luglio e ad agosto, chiaramente essendo il posto, diciamo, creato, pensato proprio per questo tipo di eventi. Speriamo che negli anni questi possano diventare anche appuntamenti, diciamo, fissi, che facciano sì che gioia cresca in questo senso, essendo già un paese che non ha mai poi alla fine fatto, cioè la gente non si è mai fatto questo tipo di manifestazioni. Ti ringrazio. Figurati, è stato un piacere. Ora, in Italia in generale sta diventando merce sempre più rara. Ho visto uno l'altro giorno, ci aveva una USB attaccata alle foto e miscelava con un software bellissimo.
all'avanguardia con le tesi. Esprimi le tue. Ma voi ballate? Ancora, no, cioè, noi dipingiamo. Non dovete mai stancarvi di raccontare la casper. Stiamo iniziando. Benissimo. Tu come ti chiami? Hai il tuo nome di Dart? No, no, il mio nome è. L'avete sentito? E come si chiama? Cast. Cast e capo. Precisi, ragazzi, volete rilasciare un messaggio? Quindi che messaggio? Come lasciate nei vostri lavori? Volete lasciare un messaggio specifico? Pensavo che mi piacevano solo quelli là, la collana con il coglione, la collana, non l'ho ancora capito. I fratelli sono stupendi, in particolare MP3. E un altro tributo, di pop italiano! Buonasera. Di più, se vi piace. Grazie. Di più. Buonasera anche a voi. Di più.